Welcome or welcome back to my channel. Oggi ragazzi, come avete potuto notare dal titolo, finalmente vi mostro il mio studio. It was all a lie. Guys, it was all a lie. Il saluto di oggi va a Jerry Spiss. Ciao Jerry, ti mando un bacio grande. Grazie mille per far parte della mia community Instagram. E se anche tu vuoi essere salutato nel mio prossimo video, l'unica cosa che devi fare è iscriverti alla mia pagina Instagram, attivare tutte le notifiche ed essere presente. Quindi questo significa che se faccio una domanda sarebbe il caso magari che rispondessi. E non so, se ti piace una foto, metti like, rispondi ai miei sondaggi nelle stories. Tante cose puoi fare per farmi sentire che ci sei e che fai parte della Instagram Family. Ma adesso bando alle ciance e iniziamo a spiegare. Allora, io ho sempre temporeggiato questo video perché sono una perfezionista. Purtroppo la mia idea in questo momento è irrealizzabile perché ci vorrebbero tipo dei cameraman, solo che con queste nuove regole, restrizioni, non è possibile. Quindi farò un semplice video dove vi mostro, diciamo, le cose più carine del mio studio. È uno studio molto piccolo. Secondo me lo studio deve avere delle pareti che si devono sfruttare al massimo. Quindi, per esempio, come avete appena visto nell'intro, sì, qui abbiamo un fondale bianco, però se tiro su la catenella, poi vi mostrerò anche come ho allestito tutto dietro di me, abbiamo un altro scenario, un altro sfondo. Poi c'è un'altra postazione che vorrei arredare, che voi non vedrete, però che io vedrò tutti i giorni e quindi ve la voglio mostrare. Venite con me. Questo è lo studio, come potete notare è minuscolo, non è grande per niente. Qui abbiamo la postazione dei video Let's Talk About It, adesso vi faccio vedere meglio. Questo è un LED che ho preso su Maison du Monde e devo capire come gestire questa postazione qua perché non mi fa impazzire. Mentre questa mi piace moltissimo. Qua c'è un libro che mi è stato regalato da YouTube quando sono stata ad Atlanta nel 2019, una piantina finta perché sapete che io odio le piante perché le faccio morire tutte quante, e questo invece è un bicchiere di Starbucks che ho messo così come arredo, non ricordo neanche dove l'ho preso, qualche aeroporto mentre viaggiavo. Poi qua abbiamo dei libri di fashion. Ragazzi, queste cose sono completamente copiate da Pinterest. Se non sapete come arredare, io vi consiglio di andare su Pinterest perché trovate veramente tantissime inspiration. Qui un altro ripiano arredato. Poi vabbè, qua sotto inizia a essere molto meno arredato perché qui la videocamera chiaramente non arriva, però vi faccio vedere. Là c'è la stampante. Poi qua abbiamo i miei pennelli preferiti, ci sono i pennelli che utilizzo di solito, la crema per le mani perché io ho le mani secchissime. Poi vabbè, qui abbiamo la scrivania con due cassetti perché qua sotto metto i trucchi che utilizzo di solito. Questo stativo qua invece l'ho preso perché di solito quando faccio le dirette su YouTube qui lascio il mio portatile. Poi vabbè, qua abbiamo il mio microfono, una luce che adesso ho settato così per delle cose che devo fare. E allora qui abbiamo uno stativo a muro da parete dove sopra ho tre fondali che posso intercambiare in base al mood, quello che voglio girare. E cosa succede? Che se io tiro su la faccenda, ho un altro set, perché poi chiaramente quando lo spazio è poco uno si deve arrangiare. Ok, questa è una scrivania regolabile in altezza, ed è elettrica. Adesso come potete vedere è alta. C'è la possibilità di salvare il tipo di altezza che preferisci. Ci sono quattro altezze customizzabili, quindi adesso io torno nella mia normale postazione. Allora, questa è una scrivania che consiglio veramente a chi fa smart working in generale, ma anche a chi edita, fa lavoro di YouTube. Una cosa molto bella di questa scrivania è
allora, anzitutto questo qui è il blocco per i bambini, quindi se avete dei figli a casa che vedono la scrivania e iniziano a tastare tutti questi tasti, così non si muove. Poi qui abbiamo due uscite USB e poi c'è l'uscita USB-C, e queste sono le quattro altezze customizzabili, oppure si può decidere di alzare o abbassare la scrivania manualmente. Questa è la parete che vorrei arredare con dei quadri. Ok amici di Maria, questo è il pacco, vediamo un po'. Questi vanno tutti sopra la scrivania. E qui penso che ci siano i poster. Yes! Le cornici che ho preso sono prevalentemente 21x30. Poi ci sono, oltre a questa cornice qua, che è veramente classica, e queste sono le cornici che andranno lassù, e le ho scelte bianche proprio perché non voglio che i colori della cornice mi diano una sensazione di chiusura. Questo è un frame, che tra l'altro adesso sta andando veramente tanto di moda, e quindi anch'io mi sono buttata nella mischia, e secondo me è pazzesco! Cioè è veramente bello questo. Chiaramente adesso qui abbiamo la pellicola protettiva azzurrina, però questa è trasparente, quindi qui ci puoi mettere un poster. Allora, di questi ne ho presi due, non vi apro l'altro perché tanto è uguale identico. E qui vorrei fare un vision board inerente al mio lavoro, quindi un collage di cose che vorrei realizzare, mentre nell'altro vorrei fare un collage inerente alla vita privata. Solo che questa cosa io la posso fare autonomamente senza poster, quindi magari posso fare un video dedicato proprio solo su questi due frame qua. Allora, penso che come si metta una cornice lo sappiate già, quindi non c'è bisogno che vi faccio il tutorial, anche perché sarebbe abbastanza noioso, però ci tengo a farvi vedere i poster che ho scelto. Allora, sono principalmente dei poster motivational, tipo questo: No one is you and that's your power, che è una cosa di cui io mi dimentico spesso. Ognuno ha dalla sua parte il fatto che è unico nel suo genere, e quindi secondo me avere un reminder di questo tipo là sopra dove lavoro, it's good. Poi, do not let fear win, questo secondo me è un altro quote super powerful. Poi c'è questo poster qua che mi piace tantissimo: you can't control everything, sometimes you just need to relax and have faith that things will work out. Io sono una che adoro avere il controllo delle cose attorno a sé, e questo è un reminder anche, no, lasciati andare, keep learning, keep growing, keep learning, keep growing, keep learning, è un ciclo, no? One day you will thank yourself for never giving up, un giorno sarai grata del fatto che non ti sei arresa. I am amazing, sono fantastica, I can do anything, posso fare quello che voglio, I choose to be positive, scelgo di essere positiva, I know my worth, so il mio valore, conosco il mio valore, e poi I will succeed, avrò successo. Sono tutti super positivi. Poi, eccolo qua, questo, non lo so, mi piaceva, era del colore rame dell'orologio lassù, e quindi l'ho preso. Quindi adesso andiamo a mettere tutti questi poster sopra la postazione. Qui abbiamo una selezione di poster, ho provato un po' a spostarli per capire qual era la composizione che mi piaceva di più, quindi appenderemo questi quadri qua sopra. Questo qui è un laser che mi dà la possibilità di appendere i quadri in maniera dritta. Abbiamo preso la prima tranche di quadri, adesso passiamo alla seconda. Ok, questi sono i quadri appesi, mi piacciono tantissimo, e mi piace anche l'idea di ripetere ad alta voce questi quote per motivarmi ogni mattina prima di iniziare ad editare, inviare mail, insomma prima di lavorare. Tra l'altro, se andate qua sotto nel box in descrizione trovate un link che vi porta direttamente sul sito di Desenio, e digitando al checkout il mio codice sconto OKEO, è sempre lui, dal 26 al 28 gennaio avrete un codice sconto del 30% sui poster del sito di Desenio. Sono esclusi però i poster delle categorie handpicked e poster personalizzate oltre alle cornici.
Poi qua abbiamo la mia postazione trucco, quindi questa è la postazione dove io mi trucco quando non devo lavorare, e ho scelto una postazione molto molto piccola. Perché? Perché io sono una casinista, sono molto disordinata, quindi per inibire questa mia indole, come potete notare, è tutto bianco, perché comunque il bianco dà più sensazione di apertura. E questo sgabello qui, le persone che fanno parte del gruppo di Telegram l'hanno vista già. Questo in realtà è uno sgabello per il pianoforte. Volevo uno sgabello che riuscissi ad alzare, ad abbassare, insomma, in base alle mie esigenze, e l'ho trovato, quindi sono contentissima. Lì, con un aggeggio che ho comprato su Amazon, sono riuscita ad attaccare una presa elettrica, quindi a portata di mano quando devo, non lo so, farmi la piastra, eccetera. E questo specchio qui invece è di Ricky, che è un brand che si occupa proprio di bellezza, prodotti per centri estetici, eccetera, professionali, e hanno diversi prodotti. Questo a me è stato gentilmente omaggiato, quindi per trasparenza ve lo dico. Qua sopra invece ho fatto montare un Besta piccolino, che però veramente mi fa gioco, perché qua abbiamo prodotti skincare che sto utilizzando in questo momento, là abbiamo dei prodotti per i miei capelli, qui ci sono delle maschere, questa soluzione qui l'ho vista dal video di Daisy Perkins, qui ci sono tutte le maschere, quelle in tessuto, là sopra ci sono anche altri trucchi random, robe che uso poco. E qua invece abbiamo una selezione di trucchi che ho in piccole quantità, cioè di solito questi cassetti sono dedicati ai brand che più mi piacciono, però i brand che hanno dei cassetti dedicati hanno dei cassetti dedicati proprio perché sono innumerevoli. Per esempio, tipo qui c'è il cassetto di Nabla che è pieno di roba, e quindi necessariamente ha bisogno di un cassetto dedicato. Quindi là sopra abbiamo robe, sì, di brand, però chiaramente in piccole quantità. Se aumenterà, magari cercherò di disporre meglio il trucco. Fatemi sapere se volete magari che faccia un video dedicato a questi cassetti, perché sono pieni di make-up. Anche lì c'è una bella storia interessante in merito a questi contenitori qua, quindi se volete magari ve lo racconto in un video dedicato. Qua sopra invece ho fatto montare un Besta piccolino, che però veramente mi fa gioco, perché qua abbiamo prodotti skincare che sto utilizzando in questo momento, là abbiamo dei prodotti per i miei capelli, qui ci sono delle maschere, questa soluzione qui l'ho vista dal video di Daisy Perkins. Fatemi sapere se volete magari che faccia un video dedicato a questi cassetti, perché sono pieni di make-up. Anche lì c'è una bella storia interessante in merito a questi contenitori qua, quindi se volete magari ve lo racconto in un video dedicato. Qua sopra c'è la mia vision board, che però risale al 2020. Vorrei sostituirla con, non lo so, qualcos'altro di più attuale. Magari non una vision board così ambiziosa, anche perché il 2020 mi ha veramente insegnato che purtroppo troppi progetti a lungo termine non se ne possono fare. Una cosa di cui mi sono dimenticata di dirvi è che questo bookshelf l'ho settato in modo tale da sfruttare anche le luci a mio piacimento. Non si vedono perché si camuffano con il bianco, insomma, però qui abbiamo, adesso vi faccio vedere la possibilità di cambiare le luci, per esempio, tada! Oppure aspettate, vediamo un po' come posso cambiare qui la storia, magari questa qui la facciamo diventare rossa. Can you see that? Quindi io quando faccio i miei video posso creare veramente tutte le atmosfere che mi pare e piace. Là sopra c'è una Philips Hue, lì c'è una Philips Hue. Vabbè, questa la facciamo diventare così, rosso, e là sopra facciamo diventare tipo blu, così. E anche qui ho la possibilità in questo modo di creare atmosfera per i miei video. Let's talk about it.
Ok, cambiamo sfondo, amici! I want to be another type of color today, ok? Let's do this! Aspetta che lì c'è una macchia? C'è una piega? Che cos'è? Che cosa? Ok, adesso regoliamo anche la saturazione, regoliamo l'esposizione, se ce la faccio, e dopo essermi opportunamente opacizzata, vi saluto. Bene ragazzi, spero che questo video possa esservi piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like. Se volete vedere la mia makeup collection, mettete un pollice in su, non lo so, possiamo arrivare a 15.000 like e magari vi faccio un video sui miei cassetti, tutti i makeup, eccetera, eccetera. E noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio. Ciao!